capita di fare un contorno con i finocchi, e i finocchi, si sa, hanno degli scarti che sono ovviamente i gambi, il sotto del finocchio e anche le prime foglie di solito. Dunque, se le prime foglie comunque sì, sono un po' grosse, ma sono comunque belle, sane, si possono riutilizzare. Come? Allora, facendole praticamente a pezzettini e poi passandole nel mixer. Adesso vi faccio vedere come. Allora, ci servono metà limone, della scorzetta di limone, un pezzettino d'aglio, un cucchiaio di prezzemolo e il nostro finocchio a pezzettini, un po' di sale e dell'olio buono, olio evo. Mettiamo tutto nel mixer. Il succo di limone, un po' di sale, un po' di pepe, l'olio, ed ecco pronta la nostra salsa di finocchio. Questa la possiamo mettere anche su una bruschetta perché è buonissima, possiamo metterla sui finocchi crudi, sui finocchi bolliti, può essere usata anche per condire una insalata mista. È una salsa saporita, molto fresca, che vi fa anche usare quasi tutto il finocchio, per cui c'è anche un'idea di risparmio. Va bene, vi saluto, fatemi sapere se vi è piaciuto il filmato, se vi è piaciuta questa piccola ricetta. Ciao a tutti, grazie.